è peligrosa, tanto sì, ma favolosa. Adoro. 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 Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Oh no, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazze. Ciao ragazze, ragazzi. Ciao ragazzi, ragazze, mamme, nonne. Benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, a grande richiesta, oggi ci sacrifichiamo per voi e mangeremo tanto cibo di McDonald's per fare un mukbang speciale, perché ce l'avete chiesto in tantissime. Quindi tanti like per questo video se volete anche il video. Ma se video, no? Ma ci metto niente. Bravo, dovete vedere il video, mettere like se volete anche il video su Burger King. Mi raccomando, se raggiungiamo 10.000 like faremo anche il video di Burger King e lasciate nei commenti le domande per il prossimo video. Yes. Amore, io sono felicissima perché noi non mangiamo mai McDonald's, mangiamo sempre sano, lo sapete. Però no, io tra l'altro ho preso il nuovo panino, sono curiosissima di provarlo, questo qua di Joe Bastianich. Poi abbiamo preso le crocchette, poi abbiamo preso queste patatine, poi le patatine, altre patatine. Queste sono le nuove con lo formaggio. Poi abbiamo preso il Big Mac. E qua cosa c'è? Qua c'era anche un altro panino che stavamo già iniziando a mangiare col pollo. Quindi abbiamo tantissime cose. E abbiamo anche le vostre domande che ci avete lasciato su Instagram. Quindi siamo pronti per iniziare. Ci facciamo una bella chiacchierata insieme e una bella mangiata. Amore, ma io non avevo dato il via, scusami. Cioè, com'è sta cosa? Ragazzi, ragazzi, prima di iniziare vi volevo far vedere i miei meravigliosi gioielli Carlita Jewelry, i nuovi gioielli che se ancora non l'avete visti, correte sul sito perché ci sono le collane, monete, gli orecchini cerchi spessi sia in argento che in oro. Quindi vi aspetto su Carlita Shop. Patata! Aspetto su canale 5. No, buon appetito. Buon appetito. Iniziamo. Allora, fa un profumino questo panino. Amore, io vorrei aprire questo così magari. Ce l'aprivo? Sì, ok, ce l'ho fatta. Ne apro, inizio a aprire una, poi dopo magari. Ok. Allora, avete mai pensato di allargare la famiglia? Prima domanda. Da no, per il momento ci stiamo allargando noi. Ah, sì, anche dopo questo video. Sempre attenta alla depilazione intima. O ormai fa niente se qualche volta c'è qualcosa? No, vabbè, che domanda. Cioè, la domanda è imbarazzante, giuro. Io poi l'ho letta così. Allora, sempre attenta alla depilazione intima. Ragazzi, guardate come si ma fa. Ma scusa, ma che domanda è? Cioè, dobbiamo andare in mezzo, ragazzi, fate quello che vuoi. Va bene, abbiamo detto che rispondiamo a tutto, quindi dobbiamo rispondere. Amore, sono allora, sempre attenta alla depilazione intima. Sì, sì. Di solito sì. Ragazzi, però... ho messo il ketchup, maionese, patatine. Però insomma, anche schiacciamo. Qualche peletto non fa nulla, raga, ma che vi frega. Allora, Carlita, che voto hai avuto all'esame di maturità? Non ho avuto un voto altissimo all'esame di maturità, mentre invece ho avuto un voto alto alla laurea, 110 e lode. Buon appetito. Buon appetito. Che pubblico tu guarda. Dici che sta succedendo? Buono. Allora, questo c'ha hamburger, bacon, formaggio, insalata, poi c'era la salsa, una salsa che l'ho tolta, l'ho deselezionata. Adesso mi metto un po' di maionese, sono stata furba, amore. Perché quelle salse là, non lo so, a me mi fanno schifo. Già avevo pensato, ho detto, come metto la maionese, ma che mi frega. Ok, andiamo avanti. Carlita, ti hanno mai detto che con la frangetta bombata sei più fatta di Ghirò? Sì, ho letto qualche commentino, è bello perché ragazze dovete sapere che io adoro Fanta Ghirò e ho sempre visto tutto Fanta Ghirò e vi giuro che a volte è capitato che in TV lo facevano e me lo vedevo. Mi piaceva un sacco, cioè io amore ce lo vogliamo rivedere Fanta Ghirò perché è troppo bello, a me mi riporta proprio alla mia infanzia, adoro. Pure io me lo vedevo Fanta Ghirò. Ma questo? Cosa vuoi? Allora, mi hai avuto una relazione, sono belle queste domande, grazie, c'è un sacco di domande belle. Allora, mi hai avuto una relazione con un uomo già impegnato? Io da 4 anni, no, mai. Devo dire che è una cosa che ho sempre cercato di evitare, anche se poi può capitare. Però io ci tengo talmente tanto, veramente, all'onestà, poi voglio l'uomo tutto per me. Non riuscirei proprio a vivere di menzogne, di sofferenza. Io sono per l'amore felice. Vero, felice, che ti fa stare bene, quindi se una cosa mi fa stare male o un amore a metà, cioè proprio non le vado a cercare, non le attiro queste cose, capito? Quindi
Però insomma, se capita, io devo dire la verità, non mi piace, perché se dovesse succedere a me, del mio uomo, che c'è una donna che comunque, cioè c'è un amante, ovviamente non mi piace come cosa, no? Però ovviamente la colpa è anche e soprattutto dell'uomo che tradisce, quindi purtroppo spesso anche le donne sono delle vittime, purtroppo. Io poi sono sempre a favore delle donne, quindi penso sempre che l'uomo è una merda. Vabbè, lasciamo stare. Poi, come si mangia a New York? C'è una varietà? No, si mangia bene. Si mangia bene? Dipende uno cosa vuole mangiare. Mm. E cosa vuole? Si mangia... Ci sta di tutto. Sì. Cosa vuoi così cerchi? Cosa cerchi? Cosa panini, fa? Sushi. Anche l'italiano si mangia anche bene. Anche l'italiano si mangia bene. Stanno anche ristoranti italiani, ragazzi. Sono come i migliori chef italiani. Bello, uno si mangia bene. Alimentazione, stai attenta fin da bambino, come eri da adolescente? Allora, attenta no, perché mi sono sempre goduta veramente tutto, però sì, a casa mia c'è sempre stata la cultura comunque del cibo, tipo per esempio mia mamma, che so, quel panino, diceva, le merendine le compriamo, facciamo noi il... Pure a casa mia c'era sempre la Ferrero, che è brioche, c'era un po' di tutto. Mm. C'era il supermercato a casa mia. Mio padre comprava i pacchi, le scatole di mottini per fare la tuta, come la faceva la tuta. Devo dire che prima tante cose non si sapevano, no. Come ora, del cibo. Poi man mano ci sono scoperte, quindi... Fate mai le puzzette uno davanti all'altra, ma no, Dario sì, ogni giorno, no. Ma pure i vostri fidanzati. Le puzzette si devono fare perché libera la pancia. Si sgonfia la faccia. Ma ormai devo scappare, giù. McDonald's, sì. Allora, c'è qualche youtuber che invidi? Quale categoria di video odi su YouTube? Un bacio. Allora, io non è che ci sono dei video che praticamente che odio, però delle cose che non mi piacciono, semplicemente non le vedo, è molto semplice, anche perché non ho tempo, quindi elimino. Però non mi piacciono, non so cosa non mi piace, che cosa non mi piace? Di vedere qualche video? No, pure io non riguardo proprio se non mi piace, una cosa non c'è proprio appresso. Non critico e non guardo. Però non mi piacciono i video, tipo per esempio... vabbè, videogame, per esempio quelli là di game non li vedo. Neanche io. Mi trovo stupido, però insomma, ti piace. Youtuber che invidio no, perché io non invidio, mi sembra strano, ma non invidio nessuno nella mia vita. Posso ammirare, posso apprezzare, ma invidiare no, perché? Che buono quando esce con la maionese. Vabbè. Beh, cosa accomodassi. Allora, raccontate la prima volta che avete fatto l'amore. No. Non la possiamo raccontare, credetemi. È una cosa troppo imbarazzante. Non c'è mai stata la volta. No, come? Scherziamo. Dopo il matrimonio, ragazzi. È una cosa imbarazzante. Buffa. Un giorno lo diremo, certo. Lo diremo un po' più vecchietti. Mettete tanti like a questo video, se lo volete faremo un video dove vi diremo solo questo, però dobbiamo raggiungere tipo 20.000 un like. Un milione di like. No, 20.000, un milione. Amore, se vuoi una mano te la do, No. Allora, do mezzo panino, questa è bella. Mettilo là. Questa è bella. Come organizzi tutti i tuoi impegni della giornata? Tieni un'agenda per ricordarti di tutto? Sì, assolutamente sì. Nel frattempo voglio provare due patatine. Allora, non solo ho un'agenda, ma ho anche mille calendari, quelli là. Ve li consiglio, ragazzi, quelli là tipo da scrivania, che poi sono settimanali, sono tutti i settori e poi strappate la pagina. E poi ho mille foglietti volanti. E poi in più mi segno anche sul cellulare tutte le note delle cose da fare, gli appuntamenti.
oppure le cose da pubblicare su Instagram, oppure da, su YouTube, video da fare, le foto, tutto. Quindi sì, però comunque riesco a gestire abbastanza bene. Da quanto è che non hai un rapporto con Dario? Lo dobbiamo dire. Devo dire. Sì. Mi saranno 2-3 anni, secondo me. Diciamo, le dici? Oh, ma vedo. E forse stamattina. Forse però. Quanti figli vorresti avere? Allora, la verità? La verità, uno. O due. Devo dire la verità, io dico sempre quando viene la terza domanda. Scusate, ma mi sono sempre il naso. Quello che vuole il signore. Io dico sempre, perché un cane, c'è già un cane che è come una bimba, un figlio già ce l'ho, e quindi me ne basta uno. Una figlia? Allora dobbiamo fare il maschio. Esatto. Pensi che Dario sia l'uomo della tua vita, mi puoi salutare? Mio nome è Vanessa. Ciao Vanessa! Ciao Vanessa! Sì, penso assolutamente sì. Grazie amore. Grazie amore. Una persona che quando, ogni giorno che si sveglia al mattino ti dà il bacio del buongiorno, poi viene di qua e mi scrive bigliettini su qualsiasi cosa trova. Buongiorno, sei la mia principessa. Cioè fa delle cose stupende. Ha mai pensato di andare da un logopedista? Sembra che è un problema palato. Questa è la mia risposta. Ma lei potresti mettere un po' di piace qua dentro? Allora, io adesso voglio rispondere, no? Cioè, ma secondo voi è una cosa bella da dire se anche uno avesse un problema? Cioè, non lo so. Se io fossi una persona più sensibile, più piccola, potrei veramente farmi un complesso per questa cosa. Comunque, non ho nessun problema al palato e nessun bisogno di logopedia. Questo è quanto. Amore, tu cosa pensi? Devo sentire un po' lei parlare, che ti ha fatto questa domanda. Brava. Bravo. Purtroppo dietro un computer, dietro un telefonino è facile sentirsi bravi, siete tutti bravi, tutti scienziati, come dice il mentino. Dobbiamo vedere ogni sbaglio che fa. Conta tanto il peso per te? Assolutamente no. Non conta assolutamente no il peso, conta come mi vedo, come mi sento, no. Pensate che io mi peso veramente pochissime volte, quindi no. Allora, sono Luca. Ciao Luca! Ciao mi Luca. Piacerebbe partecipare a un reality se si quale? Allora, sì, sì. Mi piacerebbe partecipare a... Vabbè, reality, questi qua di adesso, no? Non è che ti dico reality, magari che non esistono più. No. Allora, Grande Fratello sicuramente piacerebbe un sacco partecipare, magari Grande Fratello VIP, così per conoscere nuove, per conoscere persone comunque dello spettacolo, sarebbe veramente figo. E all'Isola dei Famosi, un po' che altro c'è? Questi qua sono quelli là. Che personaggio. Ah, è bellissimo. Però là non lo so perché avrei paura di litigare con Dario. Cioè Dario è molto geloso, poi rimane male. Non mi dispiace se rimane male. Vero amore? E tu lo sbagli perché tu non sei... lo so, però tu poi rimane male. Ti piace il vino? Amore! Basta amore, ti ringrazio, che non andi una linea. Non hai gli anelli indossato, ho notato che non li indossi mai. Ha bellissime mani, non pensare a chi ti offende, grazie, bellissime mani, grazie mille. Gli anelli sì, mi piacciono, però sto aspettando di indossare i miei, li stupirò perché sto creando degli anelli stupendi. Chi stimi e ammiri in questa vita? Chi stimi e ammiri in questa vita è una bellissima domanda. Comunque è buonissimo questo panino. Nessuno, che perché io sono bravo. Che stimi ammiri in questa vita? Che significa nessuno? Siamo me stesso. Credo a che stimi. Ci abbiamo anche pubblico. Io stimo te. Stimo te. Noi due no. Stimo anche i miei genitori. Comunque hanno studiato, ci hanno dato tanto, fatto tanti sacrifici per noi.
Sono andato tante cose che loro non hanno avuto. Ah, questo è vero. Vabbè, queste persone stimo. Queste qua è normale, la famiglia è normale. Poi ci possono anche essere persone, diciamo, non di famiglia, che stimo magari perché hanno raggiunto dei risultati, perché hanno fatto delle cose belle per gli altri. Quando vedo qualcuno che fa veramente, crea qualcosa veramente di bello per aiutare gli altri, dico mamma mia, ti stimo. Ma a volte le persone sono anche gelose. Stimo anche, no, io stimo tantissimo anche i volontari, quelli che aiutano gli animali, stimo, quello, molta molta stima. Ma quello devi tenere proprio nel sangue, perché sì, a volte fare delle cose. Io stimo tantissimo questo genere di persone. Hai mai tradito? No, mai. Sicuro? Sicurissimo. Queste persone, amore. Pollo. Crocchette di pollo. Oh. Amore, ti hai mai tradito? Vuoi cambiare domanda, vero? Sì, ma non più. Scusate. Tieni amore, mangia questo, vai. Ah, questo sto fumando. Ah, è bene. Bene, bene. Dove piacerebbe andare il Numa di Miele? Il Numa di Miele? Poi, la Lacciano mi ha fatto della logopedista, insomma, la cretina che ha detto col fatto. Io molto spesso alcune parole sbaglio a pronunciarle perché parlo in fretta, oppure perché magari penso a quello che sto dicendo, non do importanza tanto do importanza più a quello che voglio dire piuttosto a come scandisco le parole, quindi mi mangio tipo le parole. Però perché tieni qua, non uccide le mani. Esatto. Allora dove ci piacerebbe andare Luna di Mire? Fare una bella crociera. Bene. A me anche un po' l'Inesia. Là c'è la crociera che ti rilassi. Ah, stupendo, però sinceramente quando mi sposerò mi voglio vedere il matrimonio senza pensare a dove vai in viaggio. Cioè, sono cose in più. L'importante è stare con la persona felice e stare con la persona che ami, veramente. Quello che mi conta. Cioè, ma i nostri genitori, per esempio, i miei genitori non sono andati in luna di miele perché non avevano i soldi. Quindi oggi secondo me si spreca troppo e si dà poca importanza, anche quando si fa i matrimoni, alla funzione, al rito. Sì, a quello che stai facendo, no? E si pensa soltanto che devi fare. Quella è una festa che devi fare il viaggio, ma non è così, cioè proprio la funzione perde proprio di valore. A me non piace questa cosa, tanto vale sposarsi in municipio. Dare così bello con te, sono felice per te, per credimi. Grazie! Grazie, e chiama... per voi, si chiama Viviana. Grazie Viviana. Allora, consigli per chi soffre di acufene, purtroppo non ti posso aiutare, so che è veramente una cosa fastidiosissima. L'acufene è quel fischio che senti sempre nelle orecchie. Quello che il film l'ha fatto. Vedemmo il film, ma no, secondo me deve essere atroce, mamma. Quindi non lo so, se è una cosa che ti riguarda, mi dispiace, ti vorrei aiutare con tutto il cuore, però. No, non possiamo qui. Non so, non ho consigli, però. Una specialista. Sì, però so che è una cosa che sicuramente si può migliorare, si può guarire, insomma. Amore, lo sai cosa voglio? Voglio che mi riscaldi queste cose, perché è tutto freddo. Guardate. Ho questo pallino con la cotoletta di pollo. Grazie, me le porto e me le mangio. Allora, Dario geloso, sì, Dario geloso, però non è, diciamo, ossessivo, non è possessivo, non,
non mi vieta di fare le cose, però sì, è geloso. Però io, a me mi dispiace troppo, cioè anche se lui è geloso, io le cose le evito perché mi dispiace che rimane male, non so come spiegarvi. Cioè lui riesce con le buone a ottenere una cosa che magari un'altra persona, dicendomi magari, oh tu non lo devi fare, capito, perché io lo farei ancora di più perché sono fatta così. Invece lui che non lo dice, però ti dispiace tu non lo fai. Sì, vabbè, vediamo. Vero amore? Bellissimo. Siete belli veri, grazie. Ti va di fare più video mukbang anche su Instagram magari? No, vabbè. Ci devo pensare, ragazzi. Se vi piace, fatemelo sapere nei commenti, lo faccio. Qualcuno fa il video anche per Instagram. Ma buona idea. Allora, Armando. Bellissimo. Armando sta dietro alle quinte. Yeah. Il nostro cameraman. Allora, questa è bella. A questo facciamo rispondere a Dario. Vai. Fai la depilazione brasiliana oppure la lasci un po'? Che la lasci un po'? Amore, voglio un po' di sale. Per favore. Ma il sale non c'è, amore. Mi dispiace. Devo rispondere o te la prendere tu. Ragazzi, depilazione brasiliana l'ho fatta una volta. Anche questo è riscaldato? No, questo no. Questo è caldo. No, non credo. Ma non vuole. Ah, il mio è color rosa, vero? Grazie, schiavo. È vero. Ma mi fa gestarci. Sa che ti amo. Siete delle merde. Ragazzi, crocchette di pollo. Io le adoro. Sono buone, calde. Metto tutto. Ragazze, queste crocchette sono troppo buone. Ma ditemi perché quando le compri tipo quelle sul gelato oppure le mangi un'altra parte non sono buone come queste del McDonald's. Ma com'è sta cosa? Adoro. Adoro. Ma come si chiama quella canzone? Capito quale? Non fa. Adoro. 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 Mi prego, trovamela, è troppo bella. Ha capito quale? Adoro. 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 Peligrosa, sì, ma favolosa. Adoro. 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 Questo è l'effetto del McDonald's. Adoro. Oddio, sto male. Consigli per snellire le gambe, avere le belle toniche, mangio bene e mi alleno. Che altro? McDonald's. Se tu mangi McDonald's fanno le gambe snelle. No, scherzo. Bene, tantissimo. A volte anche l'allenamento può causare ritenzione, quindi deve essere tutto. Ti devi informare, devi far seguire perché è importantissimo. Allora, spero di entrare nell'esercito, cosa ne pensate delle donne in divisa? Bravissimo. No, io in verità, vabbè, forse meglio non toccare questo argomento, però io sono molto impopolare su questa cosa, ma io ho proprio un brutto rapporto con tutte le forze dell'ordine e tutte, cioè io ho un rapporto, brutto rapporto proprio con la guerra, le forze dell'ordine, le armi, tutto quella questo. Quella è per la patria. Sì, ma... Uno se lo fa perché lei se lo sente e lo deve fare. No. Vai, se fosse una mia amica o mia sorella, no? No.
È pericoloso, tante cose, poi non lo so, io... Tutto pericoloso. Dipende, anche da persona a persona, però si sentono tante cose, vabbè, non lo so. Essendo io sono sempre molto... ho una visione della vita molto ottimista, molto bella. Sono un po' contraria, ecco, alle guerre, a risolvere le cose in questo modo, vabbè. Allora... come state? Siete felici? Sì! Yes! Allora, la persona alla quale tenete di più, a parte voi ovviamente... Vabbè, i genitori, la famiglia, no? Io... pupi. Sì, la famiglia. Un po' tutti, anche gli amici. E poi gli amici, vabbè, normale. Tutto. Una sola parola. Non ho nulla da dire, una sola parola, descrivetevi. Una sola parola per descrivervi, siete fantastici. Allora, una sola parola per descrivere me e poi una per Dario. Dario, una per io. Me. Io per te? Una per te e una per me. Fai prima tu, No, fai prima tu. Io a te? Mia amore bellissima. Bene. A per te? Sempre io. Per te stesso, per descrivere te. Sono simpatico. Io, una per me. La perfezione, come me li pop. No, scherzo. Una parola per definirmi? Rompi palle. Vi giuro, quella che mi definisce meglio. A volte mi rompo le palle io sola, dico, ma no, non mi che palle, mangio tutte le palle. E lui non ferma. Rotte le palle. Però poi ti do l'anima. E invece lui. Vabbè, ci vediamo a dire lo so. E lui invece per Dario. Una parola. Buono, buonissimo, buono come il pane. A cui non rinciuccinesti, sei bellissimo. Rinciuccinesti, scusate. Questo è il fatto di si mangia le parole. Allora, è bellissima, ciao. Ciao Silvettina. Nel frattempo sto tipo scoppiando, però la salsa barbecue non ce l'hanno data, sono rimasta troppo male. Che l'abbiamo cancellata e l'abbiamo messa di nuovo. Allora, io non rinuncerei. Sicuramente alla mia indipendenza, ai miei spazi, le mie cose, le mie passioni, il mio lavoro, tutto ciò che è mio, che mi fa stare bene, mi fa sentire indipendente, creativa. Non rinuncerei mai, per esempio, per un uomo. Amore, io non rinuncerei a Armando. Sì, sì, che Armando è quello che ti piace. Ma non ho grazie di esistere. Ma è posto, è caprote, quando vi ruite stai là. Vero. È vero, ragazzo d'oro. La ricchezza sta nel semplice, per voi dove? Per me la ricchezza sta nel portafoglio. Sta nel tasco. Anzi, in banca. No, neanche, scherzo. Nelle tasche sta no, la ricchezza. Scherzo. Allora, la ricchezza... La ricchezza la devi sentire dentro allora, la ricche... e la dai agli altri. Sì, la ricchezza veramente, ragazzi, credetemi, quando ho incontrato una persona pura, buona, vera, non ve la fate scappare perché vera, veramente se vera io dove mi giro intorno, starò io che sono ecco rompivalle, vedo solo persone false, vedo solo persone con doppie maschere che fingono, non che hanno secondo voglio, scopo sì, però io ne vedo un sacco non sono tutti uguali viscide, e quindi quando invece trovate quelle persone pure proprio come Susi o proprio come te proprio come Armando, veramente che cioè sono persone proprio brave che non ti dicono bugie, che fa tutto lui. Vabbè, menzogne, le bugie lo so che cioè tutti quanti le dicono. Ma chi è che non dice le bugie? Le menzogne, capito? È proprio brutto quando tu poi ti fidi di una persona e si rivela diversa da quello che tu credevi. Ma lo vi giuro, io tutti i pali in fronte ho preso. Ma dice Pino, dimmi due bugie. Allora dico pure a Dario, spero che tu non ti mostrerai mai diverso per quello che io invece credevo che tu fossi, perché veramente ci rimarrei malissimo. Quindi al frattempo ancora non ho provato mozzarellina, buona. Hai visto? Quindi sicuramente adesso facciamo noi una domanda a voi. Sì, ci volete bene? Nessuno risponde. Vediamo quanti di loro rispondono quando vedranno il video. Chi ci vuole bene? Scrivete nei commenti. Scrivete nei commenti, vi voglio bene.
e non ci penso più, mi sento bene. Ciao Arisa. 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 Ragazzi, cosa ne pensate di Sanremo? Allora, io chi mi segue su Instagram lo sa, che sono rimasta male perché volevo che vincesse ultimo. La mia classifica era ultimo. Lei è ultimo, vabbè. No, perché lui è bravo, poi è molto... Come ragazzo se lo meritava, ecco perché lui dice arriva sempre ultimo. Poi lui chiama ultimo. La mia classifica era ultimo, poi Irama, mi piace un sacco la sua canzone, e poi Arisa, perché Arisa mi piace un sacco la canzone di Arisa. Mi sento bene. Dai, è stata con lui, Arisa, che sì. Mi sento bene, leggo un giornale, mi stai al mare, prendo la mia vita come viene, se non ci posso più, mi sento bene. Ragazzi, questa canzone potrei averla scritta io, perché è davvero il motto della mia vita. Se non ci pensi più, mi sento bene, prendo la mia vita e come mi viene bene. E poi ascoltatevi, lascio così l'ultima frase di questa canzone quando la fa parlata, e lì capirete il segreto della felicità. A voi ragazzi, ciao, lasciate tanti like a questo video, vi mandiamo tanti baci, grazie per averci guardato, grazie infinite, e al prossimo video. Ciao. Mi sento bene, guardo una serie alla TV, mi sento bene. È stata la Sarisa.